Buongiorno, benvenuti, bentornati sul canale di Ciclismo Dimenticato. Ringraziamo tutti quelli che hanno visto i video precedenti. Vi ricordo che in descrizione trovate il link agli altri video se non li avete visti. Nei commenti, se aveste qualche suggerimento su qualche argomento, fatelo. Oggi l'argomento sono storie di maglie. La maglia è un cimelio, un ricordo. È qualcosa di particolare cui qualsiasi ciclista ambisce perché è legato ad un evento particolare, un ciclista particolare ed ha una storia sua. Io vi racconterò le mie. Qui accanto a me c'è la maglia a cui tengo sicuramente di più. Questa è la maglia di Michele Scarponi con dedica. Michele era una persona che conoscevo, con il quale ho anche pedalato più volte. Era un animo puro. Se poi voi seguirete il video e lo guarderete fino in fondo, ci sarà anche un video particolare che vi farà capire che tipo di persona era. Era una persona unica, ma aveva un lato umano che era veramente incredibile. Siamo tutti quelli che seguono il canale e ricordiamo a quelli che ancora non lo fanno di seguire il canale Ciclismo Dimenticato, che non è poi neanche tanto dimenticato, fra l'altro. Cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche. Vi ricordo che questo non è un canale dove noi desideriamo avere follower a migliaia, ma ci interessa avere follower dedicati. Sicuramente ci sono persone che lo fanno in maniera molto professionale. Noi ci dedichiamo ad argomenti molto più comuni e spensierati. E adesso cominceremo la puntata legata alle maglie. La prima maglia di cui vi voglio parlare è quella del signor Chris Froome. Io abito, vivo, lavoro a Bormio, che è un posto particolare perché d'estate è un crocevia di passaggi di ciclisti professionisti che vanno a Livigno ad allenarsi per l'altura, ma poi scendono in basso. Molto spesso fanno la salita di Bormio 2000, proprio dietro il mio albergo, si fermano a bere il caffè. Tornando a Froome, tutti lo conoscete, il keniano bianco. Questa maglia è la maglia del primo anno nel Team Sky. Lui veniva dall'esperienza Barloworld, era chiaramente un corridore di cui nessuno aveva sentito parlare e non era particolarmente forte. Lui era a Livigno che si allenava, dormivano al Passo d'Eira, che è, diciamo, il punto più alto dove tutti i ciclisti vogliono andare a dormire, assieme a Davide Viganò, un altro caro amico. Anche lui del Team Sky. Durante un allenamento di quelli chilometrici, passando per Bormio, Davide mi conosceva, si fermano a rifocillarsi perché erano praticamente finiti, ma dovevano tornare a Livigno. Si sono nutriti e poi sono tornati a casa. La sera successiva io sono stato invitato a cena, sono andato a cena e lui molto gentilmente mi ha regalato questa maglia con la dedica. Negli anni successivi la popolarità, i tour vinti, avevano fatto di Froome un personaggio molto famoso. Primo anno Sky non era molto conosciuto. Succede che lui, facendo un percorso per il quale entra in Svizzera, rompe una ruota e rimane a piedi. E quindi c'è di mezzo il tunnel a pagamento che a quei tempi si poteva fare in bicicletta, da fare per tornare a casa. Lui non aveva in tasca neanche un soldo, non sapendo come fare, riesce a fermare una macchina per portarlo poi a Livigno dove era in albergo. Da persona cordiale e molto educata, ringraziato gentilmente, però questo per dirvi che tante volte dietro la figura di ciclisti o di personaggi importanti ci sono anche storie normali, di gente normale che può avere le problematiche di tutti i giorni. Seconda maglia è questo body di Daniele Colli. Daniele Colli è un ciclista milanese. Ormai è anche lui ritirato da tempo. Molto spesso io ricevo maglie che portano i segni della battaglia, quindi immaginatevi che volo possa aver fatto per aver fatto un buco del genere. Daniele Colli era un buon velocista, un corridore che si difendeva molto bene allo sprint, il quale nella sua carriera non ha avuto molta fortuna. A un certo punto della carriera scopre di avere un tumore e per quel motivo si deve fermare. Deve operarsi e nel periodo di recupero viene chiamato da Eurosport per fare il commentatore.
quel periodo il caso ha voluto che mio figlio si ammalasse di leucemia e quindi era a Milano che faceva le sue cure e seguendo la storia di Daniele Colli che parlava della sua malattia l'avevo semplicemente contattato su Facebook spiegandogli la storia di la nostra storia, il fatto che mio figlio era in ospedale a Monza. Gli avevo chiesto se aveva voglia di passare ed è così che l'ho conosciuto. Lui è passato nell'appartamento in cui stavo con mio figlio a Monza, dove tra l'altro gli avevo portato una BMX, una piccola BMX, per quelle poche volte che la poteva usare. E Daniele Colli in garage prova questa BMX, gli fa vedere a mio figlio qualche trick. Chiaramente sapete tutti che i velocisti sono molto bravi in questo genere di cose. E da lì è poi nata un'amicizia che abbiamo portato avanti negli anni. Lui ha cambiato completamente lavoro, gestisce un hotel a Cortina. Quello che poi ha fatto terminare la sua carriera è stato quel terribile incidente al Giro d'Italia, dove in un impatto contro il teleobiettivo di una macchina fotografica incautamente lasciato verso l'interno della corsia di passaggio gli frattura completamente l'omero del braccio. Poi io in seguito all'operazione ero andato a trovarlo a casa, era molto dolorante, però anche lui una persona molto positiva, consapevole del fatto che aveva toccato il fondo nel periodo in cui aveva dovuto ricevere le cure per il tumore e quindi aveva sempre questo mood positivo che lo faceva guardare avanti e vedere le cose in senso positivo. Ultima maglia che ho ricevuto in ordine di tempo è quella di Adam Hansen. Lui era un gregario che fa la sua onesta e onorata carriera, ma che ha un record particolare ed è quello di partecipazione a grandi giri finiti numero 20. Pazzesco, vuol dire che lui per 20 volte ha fatto giro, tour e vuelta finendoli nello stesso anno e questo a partire dal 2011 fino al 2018. Recentemente ho partecipato a un video di GCN Plus in cui si parlava dello Stelvio e Adam Hansen invece era stato chiamato perché con lui il conduttore aveva scalato lo Stelvio e successivamente erano venuti qua da me in albergo per fare un'intervista e quando io gli ho fatto vedere la mia collezione di maglie lui mi ha detto guarda quando arrivo a casa te la mando e così è stato. Dopo 2 settimane mi è arrivato il pacco di questa maglia che non è una maglia qualsiasi ma è la maglia Poix, quindi la classifica del Gran Premio della montagna del Tour Down Under, la gara a tappe che si fa in Australia. Si è sempre distinto nel gruppo perché era un ciclista pensante e mi raccontava che essendo lui molto appassionato del cronometro mi raccontava come facesse impazzire a suo tempo i meccanici perché lui sosteneva che le prolunghe per la posizione a cronometro andassero spessorate molto di più per tenerle più alte che è poi la posizione che si adotta oggi, ma lui già a suo tempo sosteneva che la respirazione del diaframma e tutte queste cose favorissero la prestazione. Ancora quando era professionista lui ha avviato un'attività sua in cui costruiva e preparava personalmente scarpe da ciclismo completamente fatte in carbonio e completamente fatte su misura. Queste sono maglie, come ben vedete, abbastanza datate e appartengono a Daniele Nardello. Questa è la quarta maglia, come quarta è stata la posizione di Daniele Nardello ai mondiali di Lugano a cronometro, dove arrivò quarto. Era un corridore specializzato sulle gare a tappe, aveva riportato risultati lusinghieri, soprattutto al Tour de France, ma anche in altre gare a tappe un po' più corte. Si ritira dal professionismo e diventa direttore sportivo, partecipa al Giro d'Austria come direttore sportivo. Lo sento telefonicamente perché il giorno successivo sarei andato a fare con dei clienti il giro del doppio Stelvio e lui mi dice guarda arrivo anch'io con la macchina e vengo con voi. Professionisti normalmente quando si ritirano mantengono una memoria muscolare che permette loro di fare cose che noi comuni mortali non possiamo fare. Il doppio giro dello Stelvio prevede insomma 3000 metri di dislivello
su soli 100 km, quindi abbastanza impegnativi, considerando anche il fatto che si arriva a 2758 metri. A un certo punto anche la memoria muscolare di Daniele Nardello perde la memoria e comincia a fare fatica. A un certo punto lui mi dice: salgo d'esperienza, ai meno 4 dove c'è una fontana, si ferma, io ero già avanti, era talmente finito che appoggia gli occhiali sulla fontana per bere e gli occhiali rimangono lì. Nel frattempo finisce i 4 km, arriva in cima dove c'era il pulmino che ci faceva assistenza, non dice niente a nessuno, entra direttamente nel baule e vedo solamente volare bucce di banane, carte di panini, perché anche lui era finito come un calzino. Quando e se organizzo le mie cose, lui è sempre presente perché è sempre molto allenato, si allena e partecipa volentieri alle uscite che faccio. I ricordi che conservo di lui sono questi, che sono forse anche un po' più vintage, perché come ben vedete questa maglia a cubetti è da un po' che non si vede più. Questa è l'ultima maglia, è quella più importante, ed è quella di Michele Scarponi. Michele Scarponi molto spesso andava ad allenarsi allo Stelvio, a livello emotivo e fisico è impegnativo, perché vuol dire che a rientro di ogni uscita devi sempre scalare lo Stelvio. Una sera, visto che lui soggiornava in un hotel di un amico, questo mio amico dice: vengo a cena con Michele ed altri corridori. Era la prima volta che lo incontravo e quando ci siamo salutati mi ha abbracciato come se ci conoscessimo da una vita. Era sempre solare, divertente. Ricordo una volta, ero appena qua fuori l'hotel, lui passa con la bicicletta assieme ad altri amici, colleghi, e mi dice: dai vieni. Io non ci ho pensato due volte. Durante la discesa li ho incontrati, siamo andati a Cancaro, siamo tornati giù verso Bormio, ci siamo fermati in hotel a bere un caffè, e con lui c'erano altri corridori come Alan Marangoni, come Tagliacarne, Martinelli, Siutsuv. Altro piccolissimo aneddoto: facciamo questa pedalata organizzata da Radio DJ, i quali Linus, Nicola, Alex Farolfi volevano scalare lo Stelvio. Organizziamo tutto, ma senza che loro dicano niente, per radio. Venerdì pomeriggio, dopo aver registrato una parte di puntata, Michele Scarponi era in zona che si allenava ed è arrivato a Bormio e ha fatto la salita assieme a noi. Non me ne voglia Nicola Savino, lo ha spinto per molto, io comunque ho spinto Alex, ed è stata una giornata semplicemente fantastica, che lui ha illuminato col suo sorriso. E quindi chiaramente la maglia che ho più a cuore, perché mi ricordo una persona che in questo momento è lassù che ci guarda e per la quale dobbiamo invocare un po' la sua benedizione in questi tempi, perché come sapete sulle strade c'è veramente da aver qualche angelo e più di un angelo che ci protegga. Vi lascio ad un video che conservo gelosamente, nel quale ci racconta il suo finale di stagione, ma lascio a voi la visione. Ciao! Un po' d'acqua! Niente, sono passato al bar Stelvio Experience per preparare il mio finale di stagione. Due considerazioni: Daniele va come un treno, fate davanti, qua che mette di qua, coperto, tac! Dietro non sono staccati, ma sventolano. Beh, a parte bordo, nonostante sventolina. Nonostante l'età, che è un po' su quell'età, però è l'esperienza. Esperienza. Bevi! Quello dietro c'è ancora, Mauro, c'è staccato. Certo, è più giovane, ma No, in realtà non è più giovane. Ah, non è più giovane? Promette. In realtà promette. Te gli porti, promette. C'è, dai. Facciamo tre valli: Piemonte, Milan, Torino e Lombardia. E poi di nuovo qua. Allora, ringraziamo Michele che è venuto a trovarci. E se ce ne fosse uno solo più simpatico di lui, vorrei conoscerlo, che sicuramente non c'è. E gli auguriamo un buon finale di stagione. E buon cammino. Forza Michele, grazie a voi, Trevi.